Allora, buongiorno a tutti, vi chiedo scusa per questo ritardo, ma abbiamo avuto dei problemi di mobilità territoriale, qui pare che nella regione Calabria siano usuali. Quindi benvenuti a tutti quanti voi, siete tantissimi, siamo contentissimi di avervi qua. Benvenuti al famoso ormai ex museo della Tonnara di Pizzo, ma soprattutto benvenuti a Seminaria. Prima di cominciare è importante che vi spieghi come si svilupperà la giornata. L'abbiamo spiegato mille volte ogni volta che vi abbiamo contattati, ma è bene sapere come la questione andrà avanti. Dunque, dopo questa breve assemblea si apriranno i tavoli che potete vedere qui nella parte destra della Tonnara. Sono già stati predisposti e i lavori partiranno da adesso fino alle 13. Poi ci sarà una pausa pranzo e si riprenderà dalle 15 alle 18, 18:30 più o meno. A proposito della pausa pranzo, siamo riusciti a sottoscrivere delle convenzioni con due ristoranti, uno qui alla Marina e uno in piazza. Potete prendere il badge che troverete nell'angolo dove ci sono anche gli albi di registrazione, recandovi in quelli che sono i due ristoranti di cui vi ho già detto, potrete esibire il badge e usufruirete di una scontistica particolare. Dunque, i tavoli, come sapete, sono quattro: legalità, cultura e diritti, ambiente, mobilità e territorio, lavoro, welfare, scuola e sanità. Durante la giornata in questi tavoli si alterneranno delle personalità che, ci teniamo a dire, non sono soltanto partitiche, ma in qualche modo sono referenti di una sensibilità che meteora attorno a quello che è il nostro partito. Quindi assieme a loro cercheremo di argomentare i temi di discussione mentre loro, insomma, si fanno una lunga chiacchierata. E cercheremo di capire quali sono i temi più interessanti. Da questo speriamo che possa nascere una discussione spontanea, non soltanto con i relatori ma con chi parteciperà, quindi la discussione sarà estremamente dinamica. E alla fine della giornata ogni tavolo produrrà dei documenti, proprio perché durante le relazioni alcuni di noi raccoglieranno gli interventi di chi parteciperà, e per questo troverete delle schede che sono già state predisposte. Quindi alla fine della giornata, con l'assemblea conclusiva, si potrà analizzare i documenti ottenuti. È importante dire che Seminaria, questa è la parte tecnica di Seminaria, ma Seminaria non ha soltanto una parte tecnica. Come potete già intuire dal nome che abbiamo deciso di dargli, Seminaria rappresenta sicuramente questo gioco di parole con il momento studio, il momento di raccolta del sapere che circolerà, ma Seminaria ha anche una faccia estremamente simbolica, e quello che vogliamo fare noi è lanciare semi in aria che possono arrivare ovunque, che possono in qualche modo valicare quelli che sono i limiti geografici ma anche i limiti mentali che ci impediscono spesso di creare quella famosa rete che potrebbe riportare, siamo sicuri che riporterà a far germogliare questi semi e addirittura magari a far rifiorire questa nostra terra. Questo è quello che vogliamo fare oggi. Noi siamo convinti che in qualche modo oggi inizierà un processo importante, al di là di ogni tipo di limite e di barriera, appunto. Io avrei concluso, vi chiederei soltanto una cosa: lasciate il vostro nominativo, registratevi, proprio perché
vogliamo aprire questa rete, è importante tenerci in contatto, quindi se riempite il modulo di registrazione sarà più facile mantenere questa relazione. Io passerei la parola a Mario Meffi, il coordinatore regionale di Sel Calabria. Buongiorno a tutti e a tutte, come dice il mio amico Gianni Speranza, che è estremamente importante salutare le donne, e con grande soddisfazione ne vediamo tante oggi partecipare. Permettetemi, prima di rubarvi due minuti, di salutare in modo particolare, perché c'è una motivazione, Don Giacomo Panizza. Don Giacomo pochi giorni fa è stato insignito dall'Università della Calabria dell'Honoris Causa, e avendolo conosciuto come sindaco in un piccolo paese ad Amendolara e avendolo invitato a tenere un dibattito sul sociale, con arroganza, fra virgolette, mi permetto di dire che mai più nobile gesto e riconoscimento è stato dato dall'Università della Calabria, e ne sono profondamente orgoglioso. Oggi Sinistra, Ecologia e Libertà, grazie al compagno Angelo Broccolo, grazie al presidente dell'Assemblea Nenzi Valente e a tutti gli altri, riapre la partita. Uno slogan che abbiamo usato e forse abusato, ma in questo caso, per gli scenari nazionali, regionali e territoriali, è proprio il caso di dirlo. Riapriamo la partita con questo incontro, che vuole essere anche una piattaforma da lanciare in Calabria e da lanciare anche a livello nazionale. Il mio intervento chiaramente non può essere quello da segretario regionale questa mattina. Sarei prevaricatore e sarei anche stolto nel pensare questo. Ho bisogno anch'io di imparare, di approfondire le tematiche per poi decodificarle bene. E i tavoli che sono stati pensati mi aiuteranno anche a questo, per conoscere cosa pensa, fra virgolette, la base, cosa pensano gli iscritti, ma soprattutto cosa pensa la gente. Cosa vuole la gente? Viviamo in una regione che ormai ha toccato i bassi fondi di tutti gli indici statistici, e soprattutto viviamo in una regione dove il problema principale, a mio avviso, è costituito dal lavoro. E rispetto a questa tematica, Elisabetta Piccolotto, che ci ha raggiunto e che fa parte del coordinamento nazionale di Sinistra Ecologia e Libertà, che io ringrazio, sa che da diversi mesi
abbiamo ripreso una tematica importante che avevamo lanciato nel 2011. Grazie all'ex compagno di Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere regionale Ferdinando Aiello, coadiuvato dal sindaco Salvatore Iazzolino, che è presente ai nostri lavori e che ringrazio, avevamo depositato una proposta di legge per il reddito di esistenza nel 2011, raccogliendo 6.000 firme nella regione, così come la legge impone. Questa nostra proposta di legge, questa nostra petizione non è stata dibattuta in consiglio regionale e nel 2015, ai primi mesi del 2015, con il nostro consigliere regionale Gianni Nucera abbiamo aperto la vertenza sul reddito minimo a livello di Calabria. Questo per dire che la nostra profonda convinzione è quella di dare una risposta a quanti oggi vivono un disagio. La regione Calabria è la regione più povera d'Italia e non serve citare la statistica, non serve citare gli studi che sono stati fatti, era a nostra conoscenza da tempo. E proprio su questa tematica vogliamo sviluppare questo discorso che riteniamo fondante per questa nostra regione. Fondante anche per affermare la legalità in questa regione. A me hanno insegnato, quando ero sindacalista tanti e tanti anni fa, che lo sviluppo di un territorio è il lavoro nel territorio si coniuga con la legalità. Non ci sarà legalità se saremo prigionieri, se saremo dipendenti, se saremo costretti al ricorrere al piacere, al favore, se saremo imprigionati. Ecco perché ritengo che forse in questa nostra regione noi con tutte le nostre forze dobbiamo sviluppare il problema del lavoro. Termino qui, potrei citare i dati anche di tanti nostri giovani che sono costretti ad abbandonare la propria terra con una laurea in tasca, ma affogherei veramente i tavoli che sono stati costituiti. Grazie a tutti e a tutte della presenza, buon lavoro e io mi aspetto che questa sera, e ne sono certo, avrò imparato qualcosa di più. Grazie a tutti voi. Sì, come diceva appunto Mario, tutto quello che vedete, tutto quello che sarà, è stato realizzato grazie ad un importante lavoro. Io ringrazio tutti quanti, coloro i quali hanno contribuito, ed è stato coordinato da Angelo Broccolo, che è qui accanto a me, al quale chiedo di salutarci e intervenire. Grazie. Grazie. Come coordinamento abbiamo deciso all'unanimità, almeno quelli che erano presenti, di dedicare questa giornata alla memoria di un compagno che ci ha abbandonato purtroppo per un male incurabile, non di quelli come comunemente sono intesi, ma per una malattia rara, una malattia subdola, perniciosa, a solo i 50 anni. Il compagno era il segretario di SEL, Sinistra Ecologia e Libertà di Acri, aveva avuto una militanza nel Partito dei Verdi, partito del quale era stato segretario provinciale, e aveva prima ancora, sia per la sua professione che per la sua sensibilità per le problematiche ambientali, fondato un'associazione, DAFNE,
da il compagno Franco Monaco, al quale noi dedichiamo questa giornata. Io dovrei ringraziare ad una le compagne di compagni che sono stati in queste quattro settimane, voglio dire, impegnati fino in fondo. E non faccio i nomi perché sarebbe, diciamo così, potrei correre il rischio di dimenticare magari qualche nome di quelli che sono stati più presenti, però permettetemi, un po' perché la nostra presidente, poi perché è una compagna veramente straordinaria, diciamo, ringrazio Nancy per come ha saputo lavorare insieme a noi, per tutto quello che ha fatto. Poi ci sarebbero Lucrezia, ci sarebbe Giuseppe, ci sarebbe Mario, ci sarebbero nomi comuni di persone straordinarie che hanno pensato e hanno creduto di ricominciare da qui. Pochi cenni, perché saranno i tavoli che dovranno poi, come giustamente diceva Mario, stabilire dei percorsi condivisi. Tra di voi vedrete, incrocerete delle persone che sono state a fianco, magari nella battaglia per la buona scuola, per la sanità, in un'avvertenza contro le trivelle, e che però non hanno avuto in questi ultimi mesi o anni addirittura la capacità poi di interagire in un luogo e di pensare a una Calabria diversa. Vedete, io potrei fare una relazione dicendo soltanto cosa mi è capitato stamattina, del mio viaggio da Corigliano a Pizzo e del ritardo che vi ho fatto accumulare. Basterebbe questo. Potrei pensare a due Calabrie. Io sono rimasto molto suggestionato dall'intervento che fece a Milano, e colgo l'occasione per ringraziare veramente di cuore da parte di tutti noi la compagna Betta Piccolotti, che ci ha seguito in tutto questo, diciamo, percorso. Lei fece un intervento suggestivo, secondo me, perché rovesciò quelli che sono i canoni. A volte chi fa politica parla del cielo della politica, non intercetta le realtà per come vengono vissute. Io vorrei prendere a prestito in questi pochi minuti, diciamo, la rievocazione di quel suo modo di porre la cosa, perché anche io stamattina viaggiando ho pensato alle Calabrie. C'è la Calabria che è vero è agli ultimi posti delle classifiche, poi ci tornerò anche su un altro argomento, perché spesso qua i medici e i malati, la malattia e i medici si confondono, e spesso quelli che vorrebbero fare i medici sono la vera malattia di questa terra. E allora pensavo a come è difficile arrivare a Pizzo da Corigliano. Lo stesso tempo che ci viene un cittadino da Rocca Imperiale a Reggio Calabria è esattamente il tempo che un cittadino europeo ci impiega da Milano a New York, e questo già la dice lunga su come potremmo vivere. Io potrei poi continuare, potrei pensare che è una regione che ha una sola donna in consiglio regionale, ed è forse proprio per questo che pochi giorni fa il consiglio regionale della Calabria non ha saputo dire nulla sul fatto che sono stati tagliati i fondi per la violenza sulle donne, ed è, credo, un argomento che dobbiamo dire. Questa è una regione dove per fare un'ecografia in media ci metti 6 mesi, 8 mesi, salvo, e io lo dico da medico, se non passi prima dallo studio del medico privato. Questa è una regione che, voglio dire, si è indignata giustamente negli anni contro una delle più grandi calamità che questa terra abbia avuto, che è stato il commissariamento ai rifiuti. Per 15 anni siamo stati commissariati, e ad oggi questa terra non ha saputo trovare uno sbocco e una svolta rispetto a quelle cose. Potremmo continuare all'infinito. Questa è una terra però dove 20 anni fa i disoccupati viaggiavano dal 12 al 15%, oggi li abbiamo triplicati, ma in questi anni non è che non ne sia successo nulla. Sono arrivati milioni di euro in questa terra, sono con FERS, con POR, con questo e con quell'altro, e c'è stata in mezzo una classe di pirati, il blocco sociale, vero Gianni, così diremmo un tempo, che è la famosa calamità di questa terra. Qui non è una questione di moralismo, come pure fanno alcune forze politiche inedite nel panorama italiano, non è una questione soltanto di legalità astratta, no, qui bisogna mettere in discussione tutto un blocco sociale che è nato, ce lo insegnava Gaetano Cingari, per chi ha
diciamo, memoria di ciò che si faceva, e della base materiale. Qui la classe politica, il ceto politico, ha molta più pregnanza rispetto ad altri luoghi, perché ha sostituito il vecchio latifondo, lo ha sostituito creando un blocco sociale tra ciò che sta fuori dalla legalità e dentro la legalità, facendo che cosa? In una regione dove il ceto imprenditoriale, quello di Garanzia Giovani per dirci, quello che prende per il collo le speranze dei ragazzi e le strangola già sulla culla, ebbene, il ceto imprenditoriale, la dobbiamo dire, in questa regione produce lo 0,8% dell'intero export italiano, eppure noi partiamo sempre dal punto di vista dell'impresa quando vogliamo fare una proposta alla Calabria. È possibile allora che negli ultimi 20 anni, dopo tutti i milioni di euro che sono arrivati in questa terra, noi abbiamo triplicato? E questo non significa qualcosa che dobbiamo mettere in discussione? Non solo il ceto politico, che è facchino di quella classe imprenditoriale, dove qui sta in una legalità, no, dobbiamo fare. E quello che è ancora peggio, io qui vado verso le conclusioni perché voglio ascoltare anche io e voglio imparare anche io. Una frase fortunata, Betta se lo ricorderà, avanziamo domandando, è questa. Di fronte a tutto questo noi calabresi, che siamo colonizzati, ci sono i commissari all'ambiente, ci sono quelli della CGIL, sempre commissariati stiamo. Noi abbiamo avuto questo triste destino dei tempi dei Baracco, dei Berlingeri, quelli se ne stavano a Napoli e qui mandavano i loro manutengoli. La Calabria non ha mai avuto la capacità di avere una classe dirigente che parlasse alla Calabria, e quasi quasi alla fine, come succede, ce l'ha insegnato Hegel, il servo talmente che riflette l'idea del padrone non comincia veramente a sentire su di sé l'essere inadeguato. E invece io voglio dire, perché questa è la Calabria che non va, ma poi posso pensare alla celeberrima lettera di Leonida Repaci, o alle poesie che ci hanno commosso tutti, alla poesia che Don Giacomo Panizza ci ha dedicato, meravigliosa, straordinaria. Io posso pensare che in questa terra dove le donne non hanno partecipazione politica, cara Betta, e lo dico con affetto, c'è stata la prima democrazia delle donne a Locri. Forse è mito, forse è leggenda, ma a me piace partire da lì. Io vorrei vedere un consiglio regionale tutto di donne, ci dobbiamo lavorare, ma non possiamo stare zitti come siamo stati zitti quando non si vota una legge che non prevede fondi per la violenza sulle donne. Io sono in una terra che ha creato la medicina con Alcmeone da Crotone, eppure io non riesco a dare la possibilità alla mia gente di curarsi. Io sono in una terra dove, nella mia terra, venne costruita la prima Costituzione europea, da Protagora è mandato da Pericle qui. Io parlo della grande storia, però io devo combattere, e Nancy, e tu lo sai, i vari Gioacchino Murat. Io devo combattere anche quello che sta nel mio campo, l'idea che con l'illuminismo io possa, attraverso la traduzione astratta di un pensiero, tradurre la possibilità invece di mettere in moto i tanti sanculotti della mia gente. È finita male la storia dell'illuminismo meridionale, vero compagno Mazzotti? È finita con le forche che abbiamo avuto a Piazza Mercato a Napoli. Noi dobbiamo dare un programma alla nostra terra e dobbiamo fare due riflessioni oggi, permettetemi, altrimenti faremo sociologia. La prima, sono successi due fatti importanti, è inutile che ce lo neghiamo. Il 23 di novembre quella Calabria che oggi noi riteniamo di rappresentare ha vinto le elezioni in questa terra, ha vinto suscitando speranze di cambiamento radicale. Poi siamo saggi, siamo propensi a pensare che non è che in un mese o in un anno tu possa, voglio dire, cambiare tutto, però in un anno non abbiamo visto nulla di tutto questo. Questo è un problema. Noi in un anno non abbiamo mai avuto l'opportunità, questa Calabria, non Sinistra Ecologia e Libertà, di incontrare il Presidente della Giunta e tantomeno il Partito Democratico. E sembra, come giustamente dice Gianni, che la politica sia soltanto nell'osservare da lontano gli scontri delle correnti del Partito Democratico. Non è così. Noi rivendichiamo quel ruolo che abbiamo avuto il 23 di novembre e chi si è staccato oggi si deve assumere le responsabilità. E nel frattempo un'altra cosa è nata in Italia. L'idea che si possa costruire nel profondo del paese una forza che si richiami ai valori autentici, forti della Costituzione, la sinistra italiana. Noi oggi dobbiamo avere il coraggio di dire se deve andare oltre. Deve andare oltre, e con l'atto di oggi io ritengo, vedendo tante compagne del futuro a sinistra, compagni che credono e ci chiedono di lavorare insieme, beh, facciamolo da qui, Betta, perdonaci,
lo vogliamo fare in Calabria, vogliamo sciogliere gli ormeggi e costruirla qui, vogliamo dire a Cosenza che noi non siamo quelli che vogliono fare il tifo per una parte del PD o per l'altra, noi siamo con quel ragazzo, con Luigi che è qui e che dovrà avere la parola, con i 60 ragazzi del PD che hanno deciso di andare oltre quella forza perché non li rappresenta. Voi ragazzi ci dovete insegnare che strada dobbiamo fare e noi vi inseguiremo. Noi oggi vogliamo segnare uno spartiacque definitivo, profondo tra ciò che la Calabria è stata e ciò che può rappresentare. Quello che voi direte noi lo assumeremo tutti quanti come impegno. Io tra poco darò la parola a un'autentica autorità morale che è Don Giacomo Panizza e sono sicuro, e chiudo qui, che la sua figura che rappresenta i valori di fondo che mettono le persone di buona volontà insieme per cambiare, per lottare contro quello che ci dice il momento. Non dobbiamo avere paura, non le prendo in prestito da un uomo di chiesa che diceva non abbiate paura, no, voglio fare un ulteriore omaggio alle donne. Benazir Bhutto diceva che le navi nei porti stanno al sicuro, ma le navi non sono state costruite per stare nei porti. Andiamo in alto mare, compagni e compagni, da oggi riprende un'altra storia per la Calabria. Grazie a tutte voi e a tutti voi, buon lavoro. Cerco Don Giacomo. A furor di popolo le chiedono la... Grazie. Che le dico io? Siamo orgogliosi di averla qui, ci dica. No, buona giornata, grazie dell'invito. Lei mi ha invitato, poi mi ha mandato questo disegno qua, che è bellino, anche perché posso interpretarlo un attimo, perché io sono convinto che per far accadere le cose bisogna seminare. E seminare vuol dire esserci non soltanto noi o altri, ma anche in un terreno che diventa capace di recepire i semi. E quei semi lì in aria sono come... Anche che nei miei giri utilizziamo un altro modo di dire, la modalità di soffioni. Buttare in aria e far andare dappertutto quelle idee che credi che siano belle davvero, non perché ti sono uscite dal cervello cervellotico, ma perché ti sono usciti dalla vita e anche dalle ferite della vita e anche dai casini della vita, ma anche dai sogni della vita. Ecco, cioè quando si pensa di disseminare. Ecco, io credo che è ora che in Calabria ci mettiamo dentro questa parola che diventa una scommessa. E il seminare comunque non è che non è l'idea che dice facciamo tutti la stessa cosa, perché il mondo e anche le storie, prima è stato utilizzato dal basso, che non è un modo di dire davvero per cui avere problemi. Cioè le minoranze etiche, cioè quando ci sono di mezzo delle persone che eticamente dicono voglio cambiare le cose perché è giusto cambiarle, e se mi fanno fuori va bene lo stesso, perché certe cose poi la gente le impara anche dopo che ha tolto di mezzo qualcuno che aveva ragione. Però chi pensa di avere delle idee grandiose, i quattro tavoli che avete inventato secondo me sono proprio la chiave di volta del cambiamento in Calabria. Cioè, cosa serve in Calabria? Andate a vedere i titoli dei quattro tavoli. Queste cose ci servono davvero se le carichiamo non solo di voglia di governare il cambio della Calabria, ma la voglia di partecipare a governare i cambiamenti in Calabria, sapendo che tante ragioni belle ci sono, le abbiamo. E chi si è alternato in Calabria, non voglio litigare con nessuno, però in Calabria abbiamo avuto continuamente, io sono qui da 40 anni, dopo i tempi della DC, no, dopo sempre destra-sinistra, 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 tutte le volte, immancabilmente, non so perché, ma con la ragione di dopo. Allora, se c'è la sanità sulla quale dobbiamo ragionare, dobbiamo dire che bisogna inserire
delle motivazioni e delle abilità e delle capacità e delle voglie di cambiare a destra e a sinistra. E così anche gli altri argomenti. A mio avviso credo che quest'idea allora di seminare, partendo dalla Calabria che si muove a sinistra, io vorrei dirvi che nei linguaggi religiosi la sinistra è sempre la zona più debole, perché nei linguaggi religiosi la destra è quella che, quando c'è un Dio guerriero, è quella che prende, che brandisce la spada, o è quella che ti protegge. Sì, dalla destra del Padre. A destra del Padre, nel senso che destra del Padre è che la parte più forte di Lui ti protegge o ti difende. Ecco, però nei linguaggi religiosi la sinistra è la parte debole che vuole il cambiamento e che è quella che lo fa, è quella che lo fa. Non avremmo capito i movimenti delle donne. Se c'è la Chiesa in Italia è perché abbiamo tante donne, chiedo scusa, ma è perché abbiamo tante donne, no? Che rompono le storie a noi preti per dirci ma non è ora di cambiare. E da lì viene, no? O così anche ai piccoli e così via. Questa laurea che avete citato, io ho dovuto, non voglio adesso litigare con Giap, dove è finito? No, però quando ho consegnato il titolo, no? Là quelli che erano là mi hanno detto ma che titolo è? Perché il titolo della lezione magistralis è questo, guardate, autori di cambiamento in Calabria. Mi hanno detto no, protagonisti, detto, no, autori. Perché poi nell'elenco c'è che quelli in carrozzina, quelli fuori di testa, quelli disoccupati, le donne, no? Stanno davvero pian piano cambiando la Calabria, però hanno bisogno di spazio, non bisogna lasciarli morire di salute, di sanità, non di salute, di sanità, e che è mala sanità, e così anche di tutti gli altri aspetti. Cioè, lì c'è gente che davvero vuole crescere, davvero vuole cambiare, e non soltanto cambiare individualmente, vuole cambiare la Calabria. Ecco, sostanzialmente la lezione magistrale ha giocato su questo. Questi sono gli autori di cambiamento in Calabria. Io parlerò di 40 anni che sono qua, che ho visto tutte queste persone voler cambiare la Calabria e che ci hanno anche provato. Tanti sono stati sconfitti, tanti hanno cambiato qualcosa. Però i legami, con chi ci alleiamo per cambiare la Calabria? È stata usata la parola base? Io potrei utilizzare la parola sinistra, cioè con le componenti deboli della Calabria, perché la Calabria cambierà soltanto se le componenti deboli, non sulle componenti forti, hanno già giocato abbastanza le componenti forti. Sto dicendo, che ne so, pensate alla psichiatria in Calabria. Non c'è nessuna componente debole che riesce a dire aiuto la psichiatria in Calabria. Ma quella componente forte che è fatta di massoneria e politica ha in mano tutta la psichiatria e tiene imbottigliato di gym, no? Le persone come più depresse della depressione. Ecco, è possibile che non si riesca, ho fatto questo esempio della psichiatria, ma pensiamo alla disabilità, pensiamo anche alle tante depressioni femminili, pensiamo alla disoccupazione femminile, pensiamo che quando c'è un problema in una casa, un bambino, una bambina in carrozzina, se i due lavorano si licenzia lei. Ecco, pensiamo a tutte queste cose, però pensiamo, a me è capitato di sperimentare, che quando si è dato un aiuto a queste realtà deboli, la sinistra più debole della destra, nel senso delle braccia, quando si è dato una mano a questi hanno cambiato la famiglia, il parentato. Parliamo chiaro, ma anche a scuola. Già, a scuola. E i nostri studenti e studentesse, i 30 e l'Ode fioriscono con le ragazze. I ragazzi, non voglio litigare con i maschi, ma si... No, professore, io anche 18 vado via subito. Vuol dire che abbiamo tanta gente che riteniamo debole che invece è fortissima. Perciò vi sto tentando di dire cambiamo la Calabria, però non pensando di arrivare prima i più belli, i più bravi, i più forti,
e poi vediamo di aiutare gli altri. Ma la Calabria potremo cambiarla, questa è la mia esperienza in Calabria, potremo cambiarla solo se ci alleiamo con quelli che crediamo deboli e invece ci hanno in mano la chiave del futuro in Calabria. Io più di mezza predica non potevo farvi. Cerco di trattenere le lacrime perché secondo me stiamo già agendo un cambiamento, perché è la prima volta che mi trovo in una situazione come questa e non sono io a parlare di donne ma sono due uomini. Secondo me è già una grande rivoluzione e vi ringrazio. Quando sono gli uomini a parlare e a rendersi conto di queste problematiche, beh, allora qualcosa sta succedendo veramente. No? Siamo tante, vedi? Allora, responsabile SEL del Mezzogiorno e tantissime altre cose, Gianni Speranza. Mi pare, carissime e carissime, che il numero di persone presenti in questa sala, il fatto che ci siano tutti i posti occupati e persone all'impiedi, dimostri che si è fatto un buon lavoro e che questa giornata sarà sicuramente una giornata importante e nella quale impariamo e decidiamo alcune cose insieme. Io ho apprezzato molto i toni combattivi e sempre generosi di Angelo, la gentilezza e la disponibilità di Mario Murphy. Vorrei aggiungere pochissime considerazioni un po' problematiche e quindi a voce un pochettino bassa, ma che spero possano essere approfondate. Vedete, una prima cosa emerge da questo numero e da questo lavoro: tutta la giornata di oggi, che segna un processo nel quale abbiamo avuto e abbiamo difficoltà come sinistra e come Sinistra Ecologia e Libertà in Calabria, ha avuto una sapiente e buona regia femminile. Qui c'è qualcosa che va oltre il riconoscimento che diceva adesso Nenzi, perché non c'è dubbio che l'aver avuto in questi lunghi mesi l'intervento per la direzione nazionale della compagna Betta Piccolotti, che anche qui oggi è con noi, e aver avuto rispetto a questa fase una compagna come Nenzi, che non solo ha fatto la presidente dell'assemblea ma ha fatto molto più del suo compito, diciamo così, istituzionale. Lo diceva bene sia Angelo che Mario, cioè ci ha messo un di più di cuore, di passione, di generosità, e beh, questo è importante, perché le difficoltà non si superano, non si affrontano se non c'è questo. E la cosa di oggi è stata possibile perché appunto c'è stato il lavoro che ha fatto il gruppo guidato da Angelo, la disponibilità di Mario a fare questa cosa, ma soprattutto poi la passione dei compagni di Pizzo, da Nenzi al compagno segretario, a Cristina e a tutti gli altri. Cristina oggi qui rappresenta l'amministrazione comunale di Pizzo, quindi è molto bello che una compagna nostra e che una ragazza di Pizzo rappresenti l'amministrazione comunale e dei compagni di Vibo, ci ha consentito tutto questo. Qual è il problema al quale sto girando? Il problema è quello che dicono i sindaci Pisapia, Zedda e Doria qualche giorno fa su Repubblica. Dicono una cosa che non dobbiamo esorcizzare, che proprio io come ex sindaco, come persona che ha diretto per 10 anni una giunta di centro-sinistra, voglio affrontare per primo. Loro dicono: stiamo attenti, la vittoria della destra in Francia è tale che bisogna rinserrare le file e cercare di superare le difficoltà. Loro hanno ragione,
E c'è una ragione anche al di là degli sforzi personali che stanno facendo nell'aver guidato delle importanti giunte, Arancione, come si dice, eccetera, a Milano, a Cagliari e a Genova. Ma poi la politica è fatti. Noi la raccomandazione dei sindaci in Calabria l'abbiamo raccolta e portata avanti un anno fa. E quindi abbiamo fatto le cose che diceva adesso l'amico, il mio concittadino, Don Giacomo Panizza, come auspicio, molto più di una predica, l'auspicio del cambiamento. Proprio questa era la cosa che ci ha spinto l'anno scorso a scommettere, non solo su un'alleanza politica, ma anche dando una fiducia alle persone. E non era solo il presidente Oliverio, era il gruppo dirigente anche del PD, eccetera, per la regione. Ma vorrei dire a Pisapia, a Zedda e a Doria, il problema non è prima delle elezioni, è dopo le elezioni. E se dopo le elezioni, quando tu hai fatto di tutto per dare quello che potevi dare all'interesse generale, alla possibilità di un governo, ad aprire un processo di cambiamento, c'è invece la continuità delle politiche e contemporaneamente ti si mette in condizione di non poter dire niente, di non poter dare nessun contributo, che cosa dicono tutti e che cosa dicono anche questi carissimi sindaci bravi che hanno fatto questa cosa? E questo è il problema. Il problema, l'ha detto persino Don Giacomo, è allora una forza di sinistra non può non fare. Quando Don Giacomo dice, io ho visto tanti passaggi nella regione, da quando si vota ogni volta c'è un passaggio, ma non c'è una discontinuità politica e non c'è un processo di cambiamento, mi vedo che per dice di sì a quello che sto dicendo. E allora se lo dice una persona che è protagonista di una realtà associativa e di volontariato così importante, una forza di sinistra calabrese e italiana vuole ragionare con questa realtà dura che ha di fronte, o invece ci deve girare attorno? Perché altrimenti delle due lune, sia nel caso noi questo problema non lo vogliamo affrontare, sia nel caso che lo affrontiamo con subalternità o con una logica vecchia di testimonianza, questa è la nostra cancellazione. E queste sono le difficoltà vere che abbiamo avuto in questo anno. Le nostre difficoltà sono in parte esterne a noi e ci hanno portato persino a una scissione dolorosissima nella vicenda italiana e calabrese, ma i problemi sono tutti oggi nei tavoli e soprattutto domani di fronte a noi. Noi dobbiamo avere la capacità di rappresentare. L'unica continuità che dobbiamo avere è con le cose che abbiamo detto in campagna elettorale, con il prospetto generale, con quel grande orizzonte che abbiamo cercato di dare ai calabresi. Però adesso dobbiamo in qualche modo ricavarne delle conseguenze, ma non delle conseguenze politiciste, perché il rapporto con i cittadini non c'è né 16 no, né 16 sì. Il rapporto con i cittadini c'è, se in qualunque ruolo, anche nelle cose di oggi, cerchi di interpretare i bisogni e di portarli avanti con grande coerenza. Quello che è stato per esempio cominciato a fare alla regione, lo diceva Mario, sul reddito minimo è una cosa giusta, è una cosa che va portata avanti con combattività e soprattutto facendo sì che nella presenza della sinistra in Calabria su questi temi ci sia questo grande orizzonte di Libera e del Movimento Nazionale che fa di questo una grande questione essenziale. E poi vado rapidamente a concludere tutte le questioni sanitarie. C'è questa esperienza importantissima che c'è qui il dottor Nangi insieme a un gruppo di nostri compagni e persone di Catanzaro, tutta la demistificazione del piano di rientro e di tutte queste cose che stanno dicendo. Cioè, io penso che questo valga, adesso non devo fare soltanto il discorso poi parlo a Betta, ma ho voluto soltanto dare
una piccola parte, secondo me, dei problemi che noi abbiamo di fronte e come li affrontiamo. Cioè, non ci sono ricette vecchie per le difficoltà che noi abbiamo avuto in questo anno. C'è da inventarci una strada nuova, una strada che deve portare a rincontrarci con i problemi di fondo della Calabria, sapendo però che i problemi di fondo della Calabria hanno bisogno di due cose. Hanno bisogno che i vecchi equilibri politici e sociali vadano a rotoli e che non ci sia invece chi ha iniziato come Renzi dalla rottamazione e oggi, anziché la rottamazione, scelga il riciclaggio da Verdini per Lirami fino alla Calabria, la Sicilia, come sta facendo, no? Ma anche per quanto riguarda la sinistra. Noi non è che possiamo pensare che una tradizione, anche una tradizione grande, eccetera, eccetera, ci preservi dai problemi. Perché quella tradizione, lo dico anche con dispiacere, ma non c'è più. Cioè non c'è più. C'è una strada tutta in salita che dobbiamo fare davanti. C'è una concorrenza spietata e quindi c'è la consapevolezza di questo bel gruppo di persone che siamo oggi e degli altri, che dobbiamo inventarci un sentiero difficile per i prossimi anni in Calabria, in Italia, un sentiero difficile, però dobbiamo inventarcelo. Una cosa io so con certezza però, che in questo sentiero, se non c'è nella sinistra una discontinuità anche con una recente storia della sinistra in Calabria, e se non c'è soprattutto una nuova moralità pubblica e politica, la sinistra non andiamo da nessuna parte. Cioè, se noi siamo un pezzo di ceto politico, noi abbiamo una grande forza, che è la forza di avere in tante parti della Calabria, ho detto giustamente di Pizzo, però anche in altre parti, dei giovani e delle donne che hanno una capacità autonoma e di serietà politica e di intelligenza politica notevole. Però sappiamo anche che c'è purtroppo una sorta di allontanamento, qualche volta silenzioso, qualche volta rumoroso, di tanti nostri guardi. Non mi riferisco solo alla scissione, mi riferisco anche al fatto che di recente, eccetera, una serie di persone si stanno allontanando. Noi dobbiamo fare di tutto perché questo non ci sia e dobbiamo fare di tutto quindi perché affin questo non ci sia, non solo di promuovere a livello regionale e dappertutto nuovi gruppi dirigenti, dobbiamo fare in modo che la sinistra italiana in Calabria non sia un nuovo trasformismo della sinistra. Perché ci sono tutte le condizioni perché invece questo avvenga. Ecco perché sono contento che anche dopo parla Betta, perché Betta rappresenta anche questo, cioè una giovane compagna, una ragazza che ha un'esperienza simile a quella di tante e tanti di voi, che è un fatto importante. Quindi dobbiamo evitare questo trasformismo e dobbiamo però garantire noi, la nostra generazione, una nuova modalità pubblica e politica della sinistra, perché uno dei nostri guai è che la sinistra in Calabria è stata ed è anche noi un pezzo di ceto politico che invece bisogna mettere in archivio. Non bisogna assolutamente incoraggiare e capire. Se c'è questo non è facile, ma io sono convinto che anche la giornata di oggi sarà un momento di una difficoltà, però una difficoltà in positivo, per cui, come sembrava impossibile, perché non parliamo sempre, no? Sembrava impossibile che potevamo pigliare il 4% di elezione. Chi ce lo dava? Però avere fatto una scommessa di apertura, avere fatto un sacrificio, avere lavorato con serietà, eccetera, eccetera, ce l'ha dato. E non bisogna essere coerenti con quel risultato e con quel dato, e sapere che proprio per questo, anche nelle scadenze future, se abbiamo la coerenza della voglia di cambiamento
E se non ci accordiamo a pasticciarci e a ingiugi politici che non ci servono, ma abbiamo invece la voglia di scommettere, di costruire, ma anche la necessaria apertura agli altri, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare bene, e quindi che prepariamo anche un cammino positivo per la sinistra calabrese e italiana. Grazie. Ti hanno citata innumerevoli volte, Elisabetta Piccolotti, referente nazionale di Serio. Ma innanzitutto grazie mille, grazie di questa iniziativa, di questa giornata che non ho alcun dubbio sarà una giornata importante, profonda e anche fruttuosa, che ci consentirà di costruire i passaggi e la progettazione di un cammino che dobbiamo fare nei prossimi mesi. Grazie a chi questa giornata ha fatto sì che fosse possibile, grazie a Mario Melfi, il segretario regionale del partito, e anche a tutti coloro che questa giornata però l'hanno progettata, curata nei dettagli, costruita fin, diciamo, nell'allestimento di questo luogo. Io che ogni tanto faccio cose del genere so quanta fatica, quanta attenzione e anche quanta necessaria dedizione ci vuole ad avere cura dei dettagli e non solo del grande discorso. E allora vorrei ringraziare qui per tutti, perché so che ce ne sono anche molti altri, Angelo Broccolo e Nancy Valente, che hanno duramente lavorato. E poi grazie a Gianni Speranza, che con la sua intelligenza e anche la sua acutezza ci permette, ogni volta ci accompagna dentro una riflessione profonda su quale sia il necessario, diciamo, cammino politico di una sinistra all'altezza del tempo presente in questa regione. Lo dico perché credo che una delle cose più importanti che guadagniamo oggi ha a che vedere molto con qualcosa che ci ha detto qualche giorno fa Luciana Castellina. Luciana a un certo punto mi dice: guarda, noi nella nostra storia in questo paese a volte è accaduto che contavamo poco, ma abbiamo imparato, anche quando contavamo poco, a comportarci come se tutto dipendesse da noi, come se ogni nostro piccolo atto portasse in sé la responsabilità di un cambiamento, di un processo, di una costruzione fondamentale, importante, grande, ampia. Io credo che questo è quello che voi oggi, noi oggi, dobbiamo fare qui. Provare a pensare che dalla discussione che facciamo qui dipende il futuro di domani, che le cose che scegliamo qui non sono un dibattitino che facciamo per scambiarci semplicemente qualche opinione, cosa che è bene e è giusto fare, ma sono il discorso che ci consente di agire domani, agire con responsabilità e provare a mettere in campo elementi di cambiamento concreti. Lo dico perché oggi per Sinistra Ecologia e Libertà e Sinistra Italiana, e io sono molto contenta di questo, è la giornata del Mezzogiorno, è la giornata del Sud. Mentre qualcuno a Firenze ha acceso i riflettori, costruito palchi che assomigliano a quelli di Sanremo, tentato di costruire una trama, una narrazione dei VIP, delle persone importanti, di quelli che contano qualcosa in questo paese e che ci dovrebbero spiegare come con qualche idea geniale e in qualche modo anche disorganica questo paese diventerà l'Italia del segno più, perché questa è la nuova moda. Ecco, mentre a Firenze fanno questo, noi proviamo a denunciare che esiste una realtà che è anche molto diversa da quella che è sotto quei riflettori. Lo facciamo qui in Calabria,
nella regione che è scesa negli indici in fondo, e lo facciamo per dire: badate bene che un paese che si dimentica che esiste una metà del suo territorio che è in condizioni di quasi permanente sottosviluppo non è un paese decente, non è un paese che ha un futuro, non è un paese che è in grado di fare un ragionamento sullo sviluppo. E lo diciamo anche a Napoli, dove in contemporanea a questa iniziativa c'è un grande convegno di SEL con il presidente dello Svimez, Giannola, Lucia Annunziata e tante altre personalità che di sud e sul sud hanno fatto un ragionamento complesso. Bene, lo diciamo perché l'impressione che abbiamo è che non solo qualcuno si è dimenticato che esiste metà di questo paese, metà d'Italia, ma che c'è anche qualcuno che questa metà d'Italia la vive come un peso, come una zavorra, come un problema, e così facendo ne nega le potenzialità, ne nega le energie, ne nega le risorse migliori e abbandona la solitudine decine di migliaia di persone che invece avrebbero bisogno più di altre di essere accompagnate dentro i confini della cittadinanza. Uso confini della cittadinanza non a caso. Saskia Sassen, che è una sociologa molto attenta, poi dopo chiudo perché dovevo fare solo un saluto, ma sono così entusiasta di poter fare questo discorso sul Mezzogiorno oggi e di poterlo condividere con voi, imparando ai tavoli cose importanti che servono non solo qui per cambiare la Calabria, servono anche a Roma per cambiare questo paese, che mi sto diciamo un po' dilungando. Ma Saskia Sassen ci dice che da quando è in atto la globalizzazione finanziaria, la finanziarizzazione dell'economia, i cui effetti diciamo in questi giorni sono particolarmente palesi e evidenti, se accade che un pensionato si toglie la vita perché ha perso tutti i risparmi nel fallimento di una banca, mentre i vertici di quella banca rimangono completamente diciamo impuniti, al loro posto, a parlare da luoghi importanti. Bene, mentre accadeva questo processo di sottrazione delle risorse, interi pezzi della popolazione venivano, questa è la parola che usa e io credo che sia una parola giusta, espulsi dalla cittadinanza, espulsi dai diritti, espulsi dalla possibilità di fare rivendicazioni, espulsi dalla possibilità di prendere parola, espulsi dalla possibilità di vivere quel processo di globalizzazione come un'opportunità per la propria vita. È accaduto che alcuni sono andati in, come si dice, dentro, viaggiano, possono studiare nelle università migliori, hanno un futuro davanti, hanno stipendi molto alti, conoscono 4-5 lingue, sono cosmopoliti, e altri sono stati buttati out, fuori, sono stati relegati alla periferia dell'impero, come si diceva una volta, hanno scuole di serie B, sanità di serie C, D e F, hanno un'opportunità di accesso al mondo del lavoro pari a zero, hanno l'impossibilità di farsi valere nei luoghi che contano della costruzione democratica, e hanno anche perso, perché questo è il processo che è in corso, la possibilità di auto-organizzarsi nei luoghi collettivi. Quando noi parliamo della crisi dei corpi intermedi, parliamo di questo, che sono andati in crisi i luoghi dove le persone comuni si mettevano insieme, stringevano legami per provare uniti a far contare la propria voce. Allora capite che in una società fatta così, tessere legami e buttare semi in aria, ovvero avere delle idee forti, dei vettori di organizzazione di cambiamento da condividere dentro i processi sociali, è essenziale, è importantissimo, è fondamentale, è quello che noi dobbiamo proporci di fare. Lo dico a partire dal fatto che spesso nell'epoca della globalizzazione, della crisi economica e dell'Unione Europea che si è trasformata in tecnocrazia, le esperienze di governo
rivelano tutti i loro limiti e si innesca un ciclo cambiamento, delusione, cambiamento, delusione, cambiamento, richiesta di cambiamento, delusione, richiesta di cambiamento, che non porta da nessuna parte il ciclo che riguarda anche questa Calabria. E noi dobbiamo sapere che quella limite della capacità di governare non dipende dal fatto, e qui faccio un appunto ai sindaci che hanno mandato quella lettera, semplicemente che non ci sono forze unite, aggregate. Dipende da qualcosa di più profondo. Se noi pensiamo che in Francia i socialisti prendono quella batosta che hanno preso perché c'era il Front de Gauche, io credo che noi non abbiamo capito che cosa sta succedendo in quel paese. Noi non abbiamo capito che il primo problema, anche se l'unità è un tema da tenere in conto, di cui dobbiamo discutere, su cui dobbiamo costruire anche sperimentazioni, ma il primo problema è che quell'unità faccia politiche di cambiamento reali, che cambino la vita concreta, quotidiana delle persone. Se queste politiche non ci sono, allora le destre populiste, i fascisti, i razzisti, gli xenofobi, i cultori della paura vincono e dilagano. Se invece c'è qualcuno che organizza il legame sociale, che prova a mettere in campo speranze, elementi di cambiamento e possibilità di progettazione di una vita dignitosa per tante e tante, allora la paura non funziona. Allora funziona di più la speranza. Si tratta di organizzare la speranza, io credo che bisogna farlo provando a organizzare delle battaglie precise che devono venire fuori oggi da questi tavoli, devono essere campagne di rivendicazione e proposta che noi dobbiamo portare in ogni comune della Calabria, perché abbiamo il ruolo storico di tenere aperta la porta a sinistra in questo passaggio delicato e dentro il percorso costituente del nuovo soggetto politico che si avvierà a febbraio. Lo dobbiamo fare con grande forza e contemporaneamente, veramente chiudo, è una suggestione che do perché credo che i tavoli debbano ragionarci, con grande capacità di innovazione. Una politica che parla solo di politica e che è rappresentata solo esclusivamente da persone che si occupano di politica non riesce a mutare le condizioni sociali in cui opera. Si rinsecchisce come un seme che è buttato in aria e non l'hai annaffiato, e quindi la piantina che cresce a un certo punto diventa troppo debole. L'acqua con cui dobbiamo annaffiare quella piantina è la capacità di costruire esperienze concrete, micro storie, micro relazioni, ma molto forti, con i pezzi di società più debole. Io ringrazio Don Panizza per questo discorso meraviglioso che ha fatto stamattina sulla destra, la sinistra, sulla forza e la debolezza, perché è un discorso di straordinaria importanza teorica. Bene, noi dobbiamo fare un'innovazione che significa il fatto che noi facciamo politica anche stando vicini alle parti più deboli, vicini. Se devo dire come voglio la nuova sinistra da febbraio, quando partiremo in poi, questa deve essere una sinistra di prossimità. Le persone devono sapere che quella sinistra in quel quartiere c'è, che cosa fa, conoscere i volti, riconoscere che quando c'è un problema quella sinistra dà una mano, che sta su tutte le micro storie di disagio, di negazione della dignità che ci sono in questo paese. Se non facciamo questo, qualsiasi posizionamento prenderemo dentro, fuori, sopra, sotto, rispetto allo scenario politico, non sarà efficace. Allora bisogna scegliere il posizionamento giusto, e oggi il posizionamento giusto è quello della costruzione di un soggetto alternativo alle politiche che sta facendo Matteo Renzi in questo paese. E poi però, se non vogliamo ripercorrere gli errori che abbiamo già fatto e quindi ricadere in una logica sostanzialmente autoreferenziale e minoritaria, quel posizionamento va innervato di azione sociale.
le scuole popolari. Vengo da Padova, dove hanno aperto una scuola popolare per i ragazzi delle famiglie in difficoltà, i nostri compagni, siccome l'ho vista proprio ieri sera, ci sono 300 ragazzini che si sono iscritti in 2 mesi e decine e decine di insegnanti che ogni giorno della settimana vanno a fare le lezioni ai ragazzini delle famiglie che questa scuola non segue perché non ha più i soldi, le risorse, le forze per seguire. La classe di matematica sono 60, l'insegnante non sa più come gestirla. Esperienze come queste ti dicono che tu ci sei, che esisti. Allora facciamo lo sforzo. L'Italia è piena di persone che fanno volontariato, che fanno cose belle, che si impegnano dalla mattina alla sera per cambiare un centimetro della strada in cui vivono. Parliamo con loro, mettiamogli a disposizione strumenti. Ultima cosa, proprio ieri, la Direzione Nazionale di Sinistra Ecologia e Libertà ha approvato un'idea su questo, quella di mettere a disposizione un po' delle risorse del partito che i parlamentari versano per finanziare attraverso un bando progetti di intervento sociale e politico come quelli che vi ho raccontato. Lo faremo nei prossimi mesi, è un segnale che anche quando le persone ci danno il 2 per 1000, ci danno la loro fiducia, ci danno tante cose buone, noi sappiamo come dare valore a quelle risorse e lo facciamo ragionando nelle città e con le persone in carne ed ossa. Allora, adesso apriamo i tavoli, prima però vogliamo ringraziare Amnesty International che ha con lo striscione ha voluto sottolineare la partecipazione e soprattutto a Libera, la quale io credo dobbiamo essere tutti grati. Qui ci sono i prodotti in esposizione, vengono da terre confiscate alla 'Ndrangheta e dobbiamo a mio giudizio dare un contributo immediatamente alla cosa, che ci sono gli indirizzi, chiunque voglia acquistare, sono terreni, ribadisco, confiscati e liberati. La Calabria è tutta da liberare da questo punto di vista. I tavoli sono 4, cultura, diritti e legalità, che sarebbe il primo, sanità, ambiente, territorio e mobilità, lavoro, welfare e scuola. Ci rivedremo poi immediatamente dopo pranzo per le conclusioni, come funzionerà. Si farà un piccolo riassunto di quello che si è deciso, diciamo, tavolo per tavolo e verrà riportato qui. Alla fine poi si concluderà, io colgo l'occasione per ringraziare per la loro presenza sia il coordinatore regionale, Leo Telitano, Luigi, cioè, i compagni e le compagne di Futuro a Sinistra, ma ovviamente per ringraziare tutti quanti voi. A loro sarà data ovviamente anche la parola per poter esprimere prima delle conclusioni di Betta le loro impressioni, il loro contributo eccetera. Quindi buon lavoro a tutte noi e a tutti noi.